Allora, l'ultimo ad esibirsi è il nostro Alfredo Benedetto. Pubblico per niente di parte, il Messia ci presenterà una performance ispirata a Sultano Aladdin Altekish. Vabbè, capitolo 20 del libro Nirivo, la nuova fior di velluto. Vuoi il microfono a... Ma volete pure svantare che ci penso io. Cosa sto pensando? Perché se dovesse, cioè, se tu pensi, c'è una conquista. Se dovesse vincere il mio figlio, vince quando lui non c'è. È accompagnato dal maestro Giuseppe Federico. Ma sei il maestro? Maestro Giuseppe, fai musica! Ai ai ai, apriva! Prova, si sente? Sì. Caso il cellulare tu può tenere. Mi presento. Io sono Aladdin Altekish. Per gli amici Aladdin, io sapere notizia di questo libro, di queste rimbambite qua. Ma da Russia era... Tu fare fatti tuoi, per favore. Essere arrivato fino a Abu Dhabi. Dovete stare attenti voi, che sennò io far uscire genio dalla lampada e mangiare tutti voi, da? Chi era il comunista? Allah, Akbar. Buonasera. La città è fior di velluto nel 525 DCC, ovvero dopo Cristoforo Colombo, e dopo l'avvento degli Inzani. È un luogo fiorente e prosperoso e diviene punto di riferimento per le città limitrofe, non solo come esempio di ricchezza, ma anche di cultura e di bellezza artistica. A quell'epoca il loro capo Dembo aveva deciso di ristrutturare l'intera città e per facilitarne la gestione aveva spartuta in due parti la parte suprana chiamata Via Nova Suprana, la parte sottana chiamata Via Nova Sottana. Chiaramente sti qua c'ho per disboccare Via Nova Sottana. Nella parte alta, sta Francate e Zeli vivevano, come hanno detto le nostre care ragazze, in abitazioni, detti quartini, palazzoni, auti, quattro piani, con scale e menzine, cosa che per arrivare al quarto piano la lingua arrivava lì, alle pere. Meno male che io sono venuto con il mio tappeto volante che ho parcheggiato qui, come potete vedere, e non ho difficoltà a raggiungere questi piani alti. Facciamogli vedere il tappeto, faglielo vedere tu per favore, assistimi. Questo è il mio tappeto volante. Volo. All'interno di questi quartini la vita scorreva più o meno tranquilla, tranne per qualche disguido per la pulizia delle scale, perché tutte le volte bisognava mettersi d'accordo. La maggior parte di questi abitanti di questa Via Nova Soprana erano commercianti e, avendo la possibilità di accattare statue che non servivano a niente, solo come statuas symbol, solo per immagine. Poi per immagine si dedicavano anche al buddismo. Questi, per praticarlo, in pratica utilizzavano uno strumento monocorda, io qui ne ho un esempio.
questa è quella che anticiperà poi la New Age. Nella Via Nova Sutana, invece, dove voi siete adesso, gli abitanti erano molto più tranquilli e operosi, se la scialavano praticamente sempre. C'erano le cosiddette butti. Tanto quanto devo capire. Queste butti erano luoghi di divertimento riconducibili ad un odierno pub. Come vedete, le abitazioni sono attaccate l'una all'altra, un po' bassette, tranquille, non c'erano problemi di salire digna al quarto piano. Quattro case e un forno facevano praticamente una ruga. La religione di questi ragazzi, una religione stupenda, era la cosiddetta religione della frasca. Quindi ognuno aveva all'uscio di casa una frasca come segno della propria religione. Bene, dopo un periodo di tranquillitudine, Fior di Velluto conosce il primo conflitto interno. Difatti, le due parti della città, Suprena e Sottana, che avevano convissuto serenamente fino a... Punti di strada. Fino a quando un giovane chiamato Zimmiello della Vianova Sottana si innamora, ricambiato fra l'altra, dall'altro, di Pippi l'Illusa, per gli amici Pippi Illusa, figlia del capo un tempo che risiedeva nella Vianova Soprana. Nella primavera del 55 dopo Cristoforo Colombo, il Baldo Zimbiello scappa con la sua amata Pepellosa e si rifugiano a casa dello Spavaldo Giovane. A questo punto le due famiglie, davanti al fatto compiuto, anche se non gli piaceva un po' la questione, acconsentirono al matrimonio. La cerimonia celebrata con il rito frasca buddista prosegue con una splendida festa che ad un certo punto viene interrotta dal discorso augurale del padre della sposa Dempo, il cui frammento è giunto fino a noi riportando in una traduzione fedele di Italianiansky. Buonasera, cara figlia mia, oggi siamo qui per vivere questo giorno bellissimo. Ricordo quando eri una bambina, ti aspettavi il principe azzurro. Oggi sei diventata una donna e ti vedo di fianco a sto Zimbiello. Detto questo, Zimbiello, pur chiamandosi Zimbiello, avverte in queste parole un tono dispregiativo e si incazzano un poco. Così, con tutti i suoi parenti, abbandonano la festa con tanto di maledizione a Dambu e a tutta la sua razza. Si consacra purtroppamente così di nemicizia tra la Vianova Soprana e la Vianova Sottana, che renderà la città degli insani debolissima, vulnerabile ad ogni tipo di attacco. Ma colpo di scena. Ma oggi, dopo 1767 anni, la guerra fra Vianova Soprana e Vianova Sottana è finalmente finita. Sì, una già volta, un solo corpo, un solo paese, una sua anima, sotto la sapiente guida del nostro capo un tempo, Peruzzo Beccascio.
discendente diretto del popolo arcaico silano. Tutte capissiate in statuto, bravo. Quindi vedete, lei c'è tutte quelle antiche fissiate. Grazie al maestro Federico per avermi seguito alla perfezione. Intanto il gadget della serata, che io indosso velocemente, ti puzzano i piedi. Te la vedi, perché dopo le 7 cala l'umidità qua al timpone, quindi sono gradite l'effetto benefico di questi calzini, che sono un toccasana per l'unghia, l'unghia incarnita, e per il callo destro della... Io te giuro nel laccio, quindi gli comunque. Poi l'osservatorio critico affida ad Alfredo Federico il premio Pisa Sale, che è un pacchetto di sale, appunto perché a volte fa dei discorsi un Pisa po' sale, pesanti, dici? Ma anche contraffascino, perché non vorremmo ce l'affascinassero al nostro Alfredo. Brava. Che ci teniamo tanto a lui. Meno male. Prego. Grazie, lo chiedi, sono vicino a ma pure... E allora ci siamo, come attendiamo i risultati, stanno votando spontaneamente, mi raccomando, figlia Alfredo, su c'è 20 di 15 a sto coso, ca. Potete votare anche fino a 20, non vi preoccupate, no, votare fino a 10, papà, tu ci pensare, ripetiamo che la giuria è oggettivissima, composta da Antonella Federico, figlia di Alfredo, Cristina Federico, figlia di Alfredo, Elena Alessio, nipote di Alfredo, figliena di Alfredo, e poi abbiamo due bambini che adesso sono diventati amici di Alfredo, che sono Gabriele Urso, amico, allora, di Alfredo. Io vorrei corrompere quelle due stupende ragazze, contraffaggete tutto qua, contraffattete qua, contro, insomma, avete capito, controaffascinate tutto. Dai. Bene, le ragazze ricce ci hanno portato Stefania Loria e Francesco Livelli. No, ma avete fatto perdere, che via la lampada. Che via la lampada tutte le rue. Io ho visto che voi avete contraffatto, allora, tutto. Alfredo 38. No, secondo. Pedro Pinto. Pinto Muzziele. Senza me, bravo. Muzziele, pronto, c'è un caso che arriva primo. Allora andiamo dall'ultimo in classifica. L'ultimo in classifica è Domenico, Domenico Urso. Domenico, bravo. Dove sei? Andato via. Sentiva il profumo della sconfitta. Va bene. Non ha detto al volore. Flavia, abbiamo Flavia. Flavia quarta, la nostra Flavia. Gli diamo il premio. Mi spiace, Flavia. Flavia, nonostante la pastetta, è andata così. La pastetta non ha funzionato, non era di marca. Esatto. Poi, allora c'è terza. Terze classificate sono Anna e Rosalinda, Rosalinda, che ricevono i taralli. Oggi c'è il taralli. Ecco qua, prego, sul palco le ragazze. Al palco scenatevi. Ecco qui i taralli. I taralli sono... Ma anche l'altra volta siete arrivate terze, no? Secondo. Come c'era Ria, avete capito? State scendendo. Ci sono dei progressi. Sì, che state scendendo. Prego. Allora, vincono il tarallo che è ispirata al ragionamento circolare dei Giambrielli, capitolo secondo, ragionamento senza né capo né coda. Quindi, bene, volete farvi una folla stampa? Una foto, cioè Pesco, vuota la fotografia, Pesco. Esatto. Vieni, secondo invece secondo classificato vince l'anguria, l'anguria, il melone di acqua, vai a prendere. Devo passare un lampo che è presente a Venturi. Un fermo. Esatto. Capito, sto facendo. Mo, diciamo che ho fatto una puternia a Rabuto Baldabila. Poi dopo chiamare la Muzziele per dirgli che hai vinto. Dice Muzziele che o meno non veniva una saluta sua, allora, Cerici. Facciamo una telefonata in diretta, vediamo se risponde Muzziele. Ritira il premio sapere. Mario Mosca al posto di Muzziele, che non vi un caso. Dovete sapere che se Muzziele lo chiamate ed è al pronto soccorso, lui risponde lo stesso. C'è una flap e l'altra. Aspetta un attimo, si allontana. Muzziele, prego. Quella che sta cosa pisa, perdoni! Smetti! Ormai la rete ce l'hai! Ma tu cosa? Piglia sta cosa, cosa? La faccia fotografia! E te, per favore! Venuto il tuo figlio,
Allora, abbiamo il sindaco ad accoglierlo, Miss Vianova Soprana, prego, se vuole accogliere il sindaco. Si accomodisci, si accomodisci. Le presentiamo Miss Vianova Soprana, Miss Vianova Sottana. Ciao. Francia, hai vinto, Francia, per la storia. Hai vinto, è una maledizione, tu non c'eri, ma ti rendi conto, Francesco? Mi hai parlato male. Fai salutare il pubblico. Comunque sei in viva voce, se puoi salutare il pubblico e la giuria, dai. Saluto a tutti i ciambrielli del pubblico. Sono molto felice di aver finalmente raggiunto una prima posizione. Dovevo vedere al tipone, saluto quel ciambrillo e cosa fina, e Alfredo. Era comandato io, riscazzi, ho fatto fare meglio. E Alfredo quando è arrivato? Secondo. Secondo? Ha frenato un po'. Ha frenato un po'. Io sono sempre dietro di te, compa. Comunque Alfredo, il pubblico e la giuria, chi viene ha detto se vuoi donare i 5 litri? Glielo ce lo beviamo alla tua salute sto vino. Chi ha vinto i 5 litri? Tu. No, cioè, non ti sembra vero di aver vinto, della verità. No, ma e vedi tu, se vuoi donare alla città i 5 litri, insomma. Ad Alfredo che ti ha fatto vincere. Va bene. Ti salutiamo Francesco, ciao. Però hai vinto, vai. Abbiamo una cosa mezza seria da fare. Ok, va bene, grazie. Adesso a tutti iniziamo la seconda parte. Io ce l'ho già il microfono, faccio la valletta io. Iniziamo la seconda parte della nostra, serata. Per questo chiediamo al sindaco di prendere posto da questa parte, Marco Marchese. Questa seconda parte di questo incontro. Poi, come consuetudine, ogni anno facciamo un incontro contro l'omofobia. E quest'anno c'era di importante il nostro sindaco, che già quando era all'opposizione aveva preso un piccolo impegno, che aveva comunque ci aveva promesso che quanto prima avrebbe potuto portarlo a termine. Quindi io mi metto come Maurizio Costanzo, vedi? In mezzo. Aspetta che sono. E niente, qui alla mia destra c'è Marco Marchese, di Certi Diritti Calabria. Qui alla mia sinistra la conoscete, il nostro amato sindaco. E niente, passo la parola a Marco che introduce un po' quello che sono gli argomenti di questa, di questo nostro incontro fra amici come sempre. Grazie mille ad Alfredo. Devo dire che non sospettavo minimamente certe qualità di Alfredo. Io sono il terzo e il quinto. È il quinto anno che in questo periodo, diciamo nella prima settimana di agosto, vengo qui a San Giovanni in Fiore, in questo quartiere, grazie voglio dire all'impegno di Alfredo, della sua associazione. Ci dà l'opportunità di parlare di omofobia e ogni anno scopro una qualità di Alfredo che non sospettavo minimamente, quindi questa cosa è assolutamente piacevole. Devo dire subito una cosa, sono un po' invidioso del pregiato gadget, quindi molto sfacciatamente lo dico, se fosse avanzato uno io lo vorrei. E cercherò di farvi un ragionamento in 10-15 minuti al massimo, ma non voglio spezzare come dire un po' il clima molto, molto allegro, pur parlando di omofobia, per cui di violenza sulle persone omosessuali, quindi di un argomento serio, farò una premessa e poi vi racconterò due aneddoti e poi ognuno di voi si farà un'opinione. Sono molto contento che c'è il sindaco Belcastro questa sera. Noi negli incontri degli anni precedenti abbiamo avuto anche la presenza di assessori, la presenza di Belcastro come in qualità di capogruppo del PD all'opposizione, giusto?
all'epoca, sì, all'epoca c'era, cioè, la passata consigliatura quando il sindaco era Barile. Io devo dire la verità, da Barile, dalla sua giunta, poi rimasi profondamente deluso, perché proprio nella piazzetta qua vicino assunsero degli impegni che poi dopo non mantennero. Era un impegno di adesione da parte del comune alla rete Readi, vi spiegherò a breve, fra poco, che cos'è. Non costava assolutamente nulla e avrebbe reso tantissimo, non in termini economici, ma in termini di cultura, in termini di visibilità, più che altro in termini di, chiamiamola pure, assistenza sociale, ecco, quindi avrebbe potenziato quelli che possono essere i servizi sociali del comune. Tutto questo non si è voluto realizzare per una motivazione squisitamente politica. La motivazione politica è: se l'amministrazione, quindi il ragionamento che fece il sindaco è molto semplice, se aderisco alla rete Readi, cosa ne penserà poi dopo il paese? Quindi forse è scattato quel meccanismo: perdo voti oppure non acquisto voti. Questo io onestamente non lo so, ma ognuno si potrà fare un'opinione. Che cos'è la rete Readi e perché noi da anni stiamo spingendo i comuni calabresi, e quindi stiamo battendo da 5 anni con Alfredo affinché anche il comune di San Giovanni in Fiora aderisca alla rete Readi? La rete Readi è un'associazione di comuni, province, regioni, enti locali, consigliere di parità, che si sono uniti in un'associazione di enti locali e promuovono sui propri territori politiche antidiscriminatorie basate su orientamento sessuale e identità di genere. Punto. Una cosa semplicissima, cioè una cosa che non ha un costo. Questa cosa qui funziona, tanto più sul territorio ci sono delle collaborazioni con le associazioni che si battono per i diritti delle persone LGBTI. Io lo spiego tutte le volte, forse in 5 anni l'ho spiegato tantissime volte anche qua, che cos'è questo acronimo LGBTI, questa comunità. LGBTI sta per lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersex. Punto, semplicemente questo. Allora, purtroppo devo dire che la precedente amministrazione, nonostante avesse assunto l'impegno di aderire alla rete Readi, che è appunto quell'associazione di comune, provincia e regioni che promuovono politiche antidiscriminatorie verso le persone LGBTI, questa cosa qua non si è fatta. Stasera c'è la presenza, voglio dire, del sindaco, forse dopo ci dirà qualche cosa, ci annuncerà magari qualche cosa, pure perché ha assunto un impegno preciso il sindaco Belcastro due anni fa diede la disponibilità piena a discutere in commissione il provvedimento, che poi dopo l'amministrazione ha deciso di non portare, più o meno, diciamo, sarà andata così. In questo momento come stanno i diritti delle persone LGBTI in Italia? Stanno messi, diciamo, abbastanza maluccio, perché si sta discutendo in Parlamento il famoso disegno di legge Cirinnà, dove da una parte noi abbiamo alcuni milioni di persone che sono le persone LGBTI, lesbiche, bisessuali, transgender, intersex, che rivendicano una parità di diritti, no? In termini di diritto di famiglia, per cui le associazioni rivendicano la possibilità di avere in Italia il matrimonio egualitario, oppure un istituto simile ma non molto differente. Il DDL Cirinnà è una proposta di legge che è un po' come il famoso carciofo, no? Cioè, tu c'hai un carciofo davanti, poi incominci a togliere una fogliolina, poi ne togli un'altra, diciamo le foglioline che si tolgono sono gli emendamenti, no? Cioè la legge è rappresentata dal carciofo, poi arriva una valanga di emendamenti, incominci a togliere le foglioline, cioè alla fine non ci resta praticamente niente, se togliete tutte le foglioline del carciofo che vi rimane, insomma, potete immaginare. E in Italia questa è una discussione che sono almeno 3 lustri, sono almeno 15 anni che è aperta, ed è partita da Rosi Pindi, quando voleva fare non ricordo se si chiamavano Dico, poi apparverò i Didorè, cioè vale a dire
tutelare le coppie dello, cioè le coppie omosessuali, quindi due persone dello stesso sesso, due uomini, due donne, che vogliono formare una famiglia, tutelarli da questo punto di vista con una legge. Questa è la rivendicazione. Cosa diversa, diciamo, è la rete Readi, perché la rete Readi promuove politiche antidiscriminatorie sui territori per previene quello che è l'omofobia. Che cos'è l'omofobia? L'omofobia sono tutti quegli atti di violenza fisico-psicologica che si manifestano nei confronti delle persone omosessuali. Oggi, diciamo, c'è ancora tantissima omofobia, e ancora oggi, sembra strano, nel 2015, in un paese che comunque ormai l'omosessualità non è più considerato uno scandalo, un vizio, una perversione o qualcosa del genere, qualche cosa, diciamo, di negativo, in un paese dove c'è un altissimo livello di accettazione, purtroppo ci sono ampie sacche di omofobia e violenze. Voi pensate che pochi giorni fa a Genova, se non ricordo male, è stato pestato un ragazzo ed è stato mandato all'ospedale, che è finito in coma, adesso non so, diciamo, le sue condizioni, semplicemente perché c'era un gruppo di altre persone che sospettava che fosse gay e l'hanno pestato a sangue. Questo qui nemmeno lo era, voglio dire, quindi, cioè, immaginate un po'. Poi abbiamo tutta una serie di storie tristissime che sono i suicidi degli adolescenti. Io non vi voglio affliggere, anzi, voglio dire, il clima allegro di prima è abbastanza calato. Adesso cercherò di innalzarlo, perché vi voglio raccontare due aneddoti. Ci tengo perché io mi sono ripromesso in ogni occasione pubblica possibile e immaginabile di, da una parte, difendere il diritto di parola di tutte quelle associazioni che sono contro la legge, il DDL Cirinnà, quindi la legge in favore delle unioni civili per le persone dello stesso sesso, e queste associazioni, non lo so se ne avete sentito parlare, le Sentinelle in Piedi, per dirne una, no? Manif Purtuffo, come diavolo si pronuncia, e poi ci sono tutta una serie di personaggi, uno in particolar modo, un nostro conterraneo. Dico nome e cognome perché non ho timore né di essere smentito, anzi, magari se un giorno questa persona qui mi querelasse, quindi la cosa la risolviamo pure in tribunale, così poi vediamo effettivamente chi ha torto e chi ha ragione. Chiaro che parlo di una persona che è agli antipodi del mio pensiero. Lo cito perché poi lui fa parte di un'organizzazione, a me interessa, io non me la prendo con la persona ma con l'organizzazione è l'Unione Giuristi Cattolici Italiani. Questa organizzazione qui in Calabria è capeggiata da un avvocato che è Giancarlo Cerrelli, che gira tutta l'Italia e promuove incontri ovunque questa cosa sia possibile per parlare contro il disegno di legge Cirinnà e spiega anche le motivazioni. Quindi noi abbiamo a che fare con persone, voglio dire, non con l'ultimo venuto, cioè persone serie per le quali io sono il primo che mi batterò sempre affinché abbiano diritto di parola, sono il primo che si batterà sempre per i Sentinelli in Piedi, per il diritto dei Sentinelli in Piedi di manifestare contro quelli che considero i miei diritti, perché è sacro il diritto di parola, il diritto d'opinione, potersi esprimere. Però ho anche il diritto di critica, e quindi voglio dire, mi approprio anche di questa facoltà. E il primo aneddoto che vi racconto è una sintesi stretta dei giuristi cattolici italiani e di Giancarlo Cerrelli che li rappresenta. In tutte le occasioni possibili e immaginabili questo signore dice: no, non bisogna fare nessuna legge, non bisogna riconoscere alle persone omosessuali nulla se non il rispetto, perché non li dobbiamo picchiare, non li dobbiamo discriminare. Poi sul fatto della discriminazione dice: guarda, io non ti discrimino, ma la legge te la puoi scordare, quindi se questa già non parte con un pregiudizio, non so che cos'è un pregiudizio. Ma il ragionamento è un po' più ampio, perché questi signori che cosa dicono? Attenzione, riconoscere le persone omosessuali, cioè il diritto delle persone omosessuali ad avere una famiglia, introdurre nell'ordinamento le unioni civili fra persone dello stesso sesso significa distruggere la famiglia. Adesso io mi sono sempre chiesto, no? Cioè, se una coppia di due uomini che stanno insieme, si amano e in questo momento non si possono sposare e quindi comunque
vivono una storia d'amore, in ogni caso la loro dinamica familiare è l'identica di tutte le altre famiglie eteroaffettive, va bene? Cioè, riconoscere il diritto alle persone omosessuali di poter mettere su una famiglia e avere gli stessi diritti, che cosa toglie alla famiglia tradizionale? Nulla. C'è qualcuno che può dirmi che cosa gli toglie? No, incominciano a tirare fuori tutto un discorso, il famoso diritto naturale, no? Il famoso diritto naturale e poi tutta una serie di cose pseudo-religiose che andiamo a vedere in sostanza di che cosa si tratta. E dice, vedete, queste persone vogliono introdurre le unioni civili fra persone dello stesso sesso perché poi puntano al matrimonio egualitario e poi puntano all'adozione. E questo non è accettabile, perché altrimenti che cosa succede? Succede quello che è il loro pensiero sottostante, cioè quello, il perché queste persone sono contro. Sono contro perché ritengono che nell'eterna lotta fra bene e male, va bene? Attraverso questa lobby gay internazionale, mondiale, che sta corrompendo, voglio dire, tutte le istituzioni, il maligno si sta adoperando per fare che cosa? Per vincere l'eterna lotta fra bene e male. Boh, l'oggetto della vittoria qual è? L'oggetto della vittoria è, voglio dire, distruggere il creato, quindi distruggere l'umanità. E cosa si è inventato, secondo questi signori, il maligno per distruggere l'umanità? Una cosa semplice, l'omosessualizzazione della società. Quindi loro dicono, vedete, noi non dobbiamo riconoscere i diritti alle persone LGBTI perché altrimenti, a furia di fare la pubblicità alle persone omosessuali, alle persone LGBTI, qui tutti diventeremo omosessuali, quindi nessuno procreerà, la razza si estingue, l'umanità finisce e quindi il male ha vinto questa eterna lotta sul bene. Al signor Cerrelli gli ho detto, guarda Giancarlo, in occasione di un incontro pubblico, è troppo pure per Paperino, è troppo. E non c'è altra discussione da fare. Il secondo aneddoto, e chiudo, che vi voglio raccontare, è accaduto invece a Paola, perché tutto questo ragionamento strampalato, no, della lobby mondiale, della lobby gay mondiale che corrompe le istituzioni, per cui voglio dire, per capirci, no, questa fantomatica lobby gay avrebbe corrotto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutte le istituzioni europee, non parliamo della Corte di Giustizia perché quelle proprio sono assolutamente persi, la Corte Costituzionale Italiana che ci ha fatto due sentenze, voglio dire, per richiamare il Parlamento, vedete che c'è bisogno di una legge perché le famiglie omoaffettive comunque sono meritevoli, voglio dire, di tutela. Tutti gli ordini degli psicologi mondiali, voglio dire, che comunque affermano che l'omosessualità è un orientamento sessuale, né più né meno come può essere, che ne so, né più né meno come l'orientamento sessuale eterosessuale, oppure come è una caratteristica umana, insomma, no, è una variante, ma una caratteristica. Quali possono essere le altre caratteristiche umane? Se una persona ha la pelle scura, se una persona ha la pelle chiara, e un'altra caratteristica umana è ad esempio la razza, no? Per cui l'origine etnica. Ecco, l'omosessualità non è altro che una variante, fa parte di della varietà umana, no? Quindi secondo questi giuristi cattolici, tutti corrotti, gli ordini degli psicologi, quelli sono i più persi, perché fino dal 1976 che dicevano, voglio dire, che l'omosessualità, che nell'omosessualità non c'è nulla di male, quindi figuriamoci un po'. Allora, questi giuristi ci fanno un incontro pubblico, hanno partecipato un centinaio di persone a Paola, questo è successo più o meno un anno e mezzo fa, è un incontro molto partecipato, peraltro, e in un luogo non qualsiasi, è presso un frequentatissimo e storico circolo delle ACLI, lo conoscete tutte le ACLI, associazione sindacale assolutamente seria e di primo livello. Comunque incontrano, organizzano questo incontro pubblico con i giuristi cattolici italiani, c'erano anche le altre persone, incominciano a fare tutta la chiacchierata sul bene, sul male, l'omosessualizzazione della società, quello e quell'altro. Ad un certo punto arriva il momento finale, insomma, quindi la possibilità di intervenire.
Questo presenta 150 slide, sottopone queste povere persone a 2 ore e mezzo di questo tira e molla sull'omosessualizzazione della società, qualcuno che poi incominciava a sbuffare perché non ce la faceva più. Prendo la parola io e allora lì, voglio dire, ho perso un po' le staffe, 2 volte. La prima volta ho perso le staffe e ho detto a Giancarlo Cerrelli: guarda, tu sei semplicemente un razzista della peggiore specie. Per quale motivo? Un razzista della peggiore specie perché te la prendi con delle persone per una loro caratteristica umana. Se non è razzismo, questo qua che cosa sarebbe? E poi della peggiore specie perché che cosa fai? Brandisci con una mano la Bibbia e con l'altra la tua fede, li usi come oggetti contundenti, no, voglio dire, per picchiare sulla testa degli altri. Quindi perdo le staffe questa prima volta. Fa una bozza di risposta, perdo le staffe la seconda volta, comunque chiudo, diciamo, il mio intervento e faccio onestamente un gestaccio che non avrei dovuto fare perché ho fatto un gesto maleducato. Prendo il microfono così come ce l'ho adesso in mano e quando ho chiuso l'intervento lo sbatto energicamente con questo gesto sul tavolo dove stanno parlando. Di questa cosa qua, voglio dire, mi sono pentito, ho chiesto scusa e mi vergogno perché ho perso le staffe in un momento di stizza, mi è capitata questa cosa qua. Allora che cosa succede? Finisce l'incontro, si formano i capannelli, mi avvicinano delle persone per parlarmi, quindi si formano questi capannelli qua. Ad un certo punto mi si avvicina un signore di 90 anni, un signore anziano, poco più basso di me. Viene, si avvicina e mi dice: Marco, tu hai sbagliato. Prima si presenta, e si presenta come il presidente emerito di quel circolo, fino a 2 o 3 anni prima, circolo del quale ha tenuto la presidenza per 20 anni, quindi un signore di Paolo, un paolano, che per 20 anni ha fatto il presidente del circolo delle Acli, 90 anni, mi si avvicina appunto e dice: Marco, tu hai sbagliato. Io ero pronto a cospargermi il capo di cenere perché effettivamente me ne sono reso conto subito, no? Cioè, la stizza, sbattere il microfono non è una cosa, diciamo, né bella né educata, quindi stavo per porgere le mie scuse. Mi tira proprio dalla giacca, no? Mi tira proprio così per abbassarmi un po', per dirmi una cosa nell'orecchio, e mi dice: oimà, un microfono ce l'ha via fregare, capo. Con questo qui io ho chiuso, ma comunque al di là dell'aneddoto, io del gesto continuo a vergognarmi, però poi dopo è successa, diciamo, questa cosa simpatica da parte del presidente emerito. Allora, 2 cose. Il primo auspicio è quello che speriamo che in autunno, perché qui ci sono 2 anni che di mese dopo mese c'è il rinvio, speriamo di poter avere una legge sulle unioni civili molto presto, per cui cominciare ad avere più diritti. E poi dopo mi auguro che l'amministrazione del comune di San Giovanni in Fiore abbia piacere ad aderire alla rete Readi, e io dico, come associazione radicale di certi diritti qui sul territorio, noi siamo ben volenterosi e diamo la nostra piena disponibilità poi per aiutare l'amministrazione a adottare queste politiche antidiscriminatorie, sapere poi dove andare a mettere le mani e che cosa fare, per cui aprire un tavolo di confronto, discutere. Quindi noi sul pezzo, insomma, ci siamo. Io vi ringrazio molto veramente per l'attenzione, come tutti gli anni del resto. Grazie. Siamo la parola direttamente al sindaco, che tutto oggi a Catanzaro, che l'ho stressato un po' per telefono, ma è qui con noi, quindi la parola al sindaco. Grazie. Buonasera a tutti, vi ringrazio. Sì, è vero, sto tornando da Catanzaro, ma non potevo mancare a questo appuntamento perché Alfredo me l'aveva già comunicato da tanto tempo. Poi rincontravo Marco e lo rincontravo da sindaco, e quindi mi faceva ancora enorme piacere esserci. Abbiamo fatto una corsa ed eccoci qui questa sera per essere qui a questa vostra importante iniziativa, che ormai, come dire, ha rilanciato questo quartiere tra i quartieri più importanti della città, che l'amministrazione comunale, c'è l'assessore, vedo un giovane consigliere, abbiamo adottato anche nelle nostre manifestazioni estive, che finalmente quest'anno abbiamo potuto riproporre, anche se con grandi sacrifici, con grandi
il grande lavoro dell'assessore, della giunta, dei consiglieri comunali, perché davvero stiamo, come dire, lottando contro il tempo in una situazione difficile di un comune importante come il nostro, che però rispetto all'anno scorso non poteva rimanere senza un'estate anche di divertimento per far uscire questa città da un incubo nella quale era caduta negli ultimi mesi. E per questo non voglio fare polemiche del passato. Io ricordo bene quella iniziativa che facemmo lì nella piazzetta più sopra e ricordo che da capogruppo dell'opposizione dissi che ero d'accordo su quell'iniziativa di adesione che gli amministratori dell'epoca volevano proporre al Consiglio Comunale e dissi che ero così d'accordo che avremmo sentito Marco in commissione per spiegare anche agli altri, perché poi un Consiglio Comunale è fatto di 16 consiglieri, quindi è importante ragionare, è importante confrontarsi su questi argomenti che sono, guardate, argomenti di civiltà, che non possiamo far finta che non esistono. Chi fa finta che non esistono vuol dire che vuole mettere la testa come gli struzzi sotto la sabbia. Allora dobbiamo affrontarli, dobbiamo ragionare perché mai più ci siano discriminazioni di razza, di religione, di sesso, non è possibile. Cioè questa cosa ormai non esiste più, questa cosa ricorda, come dire, la storia del fascismo, ricorda la storia del nazismo. Noi queste pagine, per fortuna, in questa città, il paese e credo l'Europa intera e il mondo hanno cancellato e dovranno cancellare per sempre, anche se in molti paesi, come tu sai e mi insegni, ancora questa pratica, come dire, è attuale. Quindi noi anche con le Nazioni Unite dobbiamo fare crescere l'attenzione su queste cose. Gli omosessuali in altre parti addirittura ancora vengono bruciati vivi, quindi questa cosa non è possibile più. E quindi io ritengo che, mi auguro che il Parlamento italiano e il mio partito in questo mi pare si sia schierato apertamente a favore, perché lo stesso Presidente del Consiglio ha detto che è una legge di civiltà che va adottata, va approvata, io me lo auguro che arrivi in questo autunno. E in questo senso io riprendo l'impegno che avevo assunto da capogruppo, lo prendo da primo cittadino, poi lo giro al mio amico giovane consigliere Gabriele Mancina, che è in commissione, quindi avrà più tempo di me per ragionare su questa cosa, ma significa che il responsabile dell'amministrazione dà il suo parere positivo. È chiaro che dipende dal Consiglio Comunale, ma come dire, il Consiglio Comunale su queste cose è attento, perché stiamo cominciando a ragionare da qualche seduta, due ne abbiamo fatto per la verità, e ho visto che ci sono giovani ragazze e ragazzi interessati a fare politica, perché la politica è un'arte nobile, si è fatta a sostegno e in aiuto della città. E allora dobbiamo farlo insieme, dobbiamo sostenere queste battaglie, perché sono battaglie di civiltà, sono battaglie per far crescere le comunità. Io sto da oltre un mese e mezzo, che mi stanno tempestando sulle mie pagine Facebook, su tutti i siti, che stanno per arrivare 400 extracomunitari che si allocheranno al comune, che poi si allocheranno alla scuola alberghiera. Intanto non esiste questa cosa, perché io fino ad oggi sono il sindaco e nessuno mi ha comunicato che arrivano 500 extracomunitari, ma è l'idea che sta nascendo di questi 500 extracomunitari come se venisse la fine del mondo. Cioè non è così, io voglio dire, non ne abbiamo, non ce n'è contezza, io lo smentisco categoricamente ancora una volta e per l'ennesima volta, ma non si può prendere a pretesto questa cosa per fare una polemica faziosa. Non è così, noi dobbiamo invece cercare l'integrazione, perché noi siamo un popolo di migranti. La nostra città ha avuto nei primi anni del secolo breve una massa di sangiovannesi che hanno lasciato la propria terra ed erano i cosiddetti migranti di oggi, che andavano in America, li tenevano 40 giorni in quarantena, che andavano in Brasile perché gli avevano promesso chissà che cosa e poi trovarono ancora più povertà, che sono morti nelle miniere del Belgio, io ho visitato nemmeno l'altro giorno, che
ricorre il 50° di Matt Mark, il 30 di agosto, dove 7 San Giovannesi morirono insieme a tanti altri. Quindi siamo pagine importanti della migrazione. Noi rappresentiamo il paese per eccellenza dell'emigrazione calabrese. Noi ancora oggi, leggo i libri e trovo scritto 7.000 emigrati partirono. E se alla fine dell'Ottocento contiamo gli altri, è una, davvero una partenza biblica. E allora noi dobbiamo in questo senso integrarci insieme, dobbiamo cercare la possibilità di avere leggi condivise, di avere leggi, o poi ognuno è libero, io da cittadino della Repubblica Italiana, nella laicità dello Stato, posso essere cattolico e non posso esserlo, ma nella laicità dello Stato io devo difendere la laicità dello Stato, perché è il primo punto di un amministratore, di un sindaco che ha giurato fedeltà alla Costituzione. Allora nessuno deve sentirsi escluso in questo paese, a San Giovanni in Fiore ma in tutto il mondo, siamo tutti cittadini del mondo. Le frontiere le abbiamo abbattute, i muri sono caduti, facciamo cadere questi altri muri che sono muri di civiltà. La civiltà deve vincere, i muri che si ereggono ancora a difesa degli episodi che hai raccontato non esistono più. Ognuno è libero di poter scegliere quello che vuole fare. Diamo la possibilità, con leggi importanti, con leggi serie, di consentire a ognuno di fare la propria scelta. Poi io faccio la mia scelta di cultura, di razza, di religione, ma è una scelta mia, è una scelta che ogni individuo può fare liberamente. Allora se noi raggiungiamo questi traguardi io sono convinto che la democrazia crescerà sempre di più ed eviteremo maltrattamenti alle donne, eviteremo maltrattamenti agli uomini di colore, eviteremo maltrattamenti ai bambini, eviteremo maltrattamenti sui posti di lavoro e creeremo un'immagine nuova, un'immagine importante a partire anche da San Giovanni in Fiore. Quindi ne discuteremo, la porteremo nelle commissioni apposite, speriamo di poterla portare in consiglio comunale e dire fra qualche mese che anche San Giovanni in Fiore ha fatto un passo di civiltà importante che la vuole proiettare nei paesi e nelle città, sono tante mi pare in Calabria che ormai hanno aderito, mi ricordavi Rende, Lamezia, quindi città importanti, e noi siccome riteniamo di essere una città con la stessa importanza di Lamezia Terme e di Rende, vogliamo aderire a quella che è un'iniziativa di civiltà e di rispetto dell'individuo. Rispettiamo l'uomo, lo diceva Giovanni Paolo II, al primo posto deve esserci il rispetto dell'uomo, l'uomo come tale. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti quanti per averci ascoltato, io vengo volentieri sempre da te e poi quando devi costruire quel mezzo busto io ci sarò. Buona serata. Il mezzo busto è già in costruzione, perché io dico sempre, sto dicendo ultimamente che questo signore qui sindaco ha fatto più cose in un mese che le altre amministrazioni di sinistra prima e di destra dopo, quindi vi do un aggiornamento che forse nemmeno il sindaco sa, che io tutte le mattine sto portando il cane a fare i bisognini verso il ponte della Cona. Purtroppo ancora ci sono persone che continuano a buttare, abbiamo trovato anche un'altra lavatrice che è stata buttata in questi giorni, non ci possiamo distrarre proprio, però ci sono i ragazzi di Calabria Verde che stanno facendo dei ponti in legno per quello che sarà il cammino di Gioacchino. Quindi anche un'altra cosa importante che il sindaco, questo signor sindaco qui di grande livello, è riuscito a portare. Posso dire che era una nostra idea dell'associazione di fare questo cammino di Gioacchino, ci possiamo prendere questa paternità, però il sindaco ha accolto questa idea e in un giorno, anzi forse meno di un giorno, in un'ora ha trovato i fondi necessari per fare questo cammino di Gioacchino. Io ero andato per propormi, per dire che noi con la nostra associazione vogliamo finanziare questo cammino di Gioacchino, invece il sindaco in un'ora ha trovato i fondi per fare questo stupendo cammino di Gioacchino. Giusto sindaco, vuoi ricordare questa cosuccia? No, io era la prima volta che partecipavo al GAL dell'altopiano della Sila e mi dicevano che c'erano stati tanti progetti presentati e il Comune di San Giovanni non aveva presentato nessun progetto. Allora, se volete che io approvi i vostri progetti, dovete riaprire i bandi
perché se San Giovanni in Fiore non ha partecipato ha il diritto di partecipare. Dice no, ma i bandi sono scaduti. Ah, non è possibile, dico, siccome San Giovanni ha un territorio importante dovete riproporre il bando. Me ne sono andato, mi hanno detto che non era possibile, dopo due giorni mi hanno telefonato, il 10 agosto scade la presentazione del nuovo bando perché l'abbiamo riproposto, perché abbiamo visto che lei se n'era andato un po' troppo arrabbiato. E quindi ho detto ad Alfredo, siccome si era venuto a proporre lui, dico, no, allora siccome ci hanno dato la possibilità di spendere questi 20.000 euro, facciamo il percorso di Gioacchino e lo facciamo dal Ponte della Cona, stiamo individuando anche con il presidente del Centro Internazionale di Studi Gioacchimiti questo percorso e quindi questi 20.000 euro li spenderemo volentieri in questa zona del paese che per noi è una zona importante e che, come dire, sta dando vitalità a tutta San Giovanni in Fiore. Grazie. Gabriele, Gabriele. Gabriele è... Gabriele. Ciao Babbo Natale, aspettare per Natale tu ancora, avvicinati qua perché se non fischiano i microfoni, vieni qua. Allora, io prendo il tuo posto, misiero, perdonate. Oh, buonasera, io è il quinto anno che partecipo all'iniziativa. Quest'anno partecipo a una veste diversa, come diceva prima Alfredo, ho l'onore di essere consigliere comunale. E ho l'onore di essere consigliere comunale non per tirare insomma, le parti del sindaco, perché non ne ha di certo bisogno, ma è sotto gli occhi di tutti che si è innescato un processo virtuoso. Esatto. O ci sono delle cose che si possono fare, alcune che non si possono fare, però sicuramente è cambiata la mentalità. Rispetto anche agli incontri precedenti, e lo dico perché c'ero e non per sentito dire, la presenza qui del sindaco non è soltanto una presenza fisica, perché il sindaco Barile partecipò ad alcuni incontri, però ecco, partecipò soltanto fisicamente. Come accennava prima il sindaco, faccio parte anch'io della commissione affari sociali, politiche sociali. Come diceva sempre il sindaco, il consiglio è composto da 16 consiglieri che hanno, ognuno ha sensibilità diverse. Io adesso faccio un'anticipazione che è antipolitica, nel senso che i politici solitamente non si sbilanciano mai, però io dico che il mio voto ce l'avrai e penso che riusciremo insomma ad aderire alla rete Readi. Volevo fare soltanto una piccola considerazione sul convegno di questa sera. Perché io quando partecipo a iniziative del genere in cui si parla di fenomeni discriminatori ho sempre un sentimento misto tra gioia e tristezza. Di gioia perché comunque si pone l'attenzione su dei fenomeni importanti e quindi è giusto che se ne parli. Di tristezza abbastanza profonda perché nel 2015 c'è ancora il bisogno di parlare di problemi che problemi non sono. Mi riferisco a problemi discriminatori per quanto riguarda la sfera sessuale nello specifico, ma ultimamente non so se avete sentito la proposta di istituire un ministero del sud. Perché dobbiamo istituire un ministero del sud? Dove sta la differenza tra ancora pensiamo al nord e al sud? Secondo me non, sono delle considerazioni e delle proposte becere che non dovrebbero esistere, però purtroppo esistono. Tu prima parlavi di suicidi legati alla discriminazione, noi purtroppo da San Giovannese abbiamo avuto un episodio che è stato ricordato l'anno scorso di un nostro concittadino, il tristemente famoso ragazzo dei pantaloni rosa e ripeto, è triste nel 2015 dover ancora parlare di problemi che secondo me problemi non sono. Non so, sono contento che il sindaco ha fatto riferimento alla laicità dello Stato, insomma, purtroppo spesso ce lo scordiamo. E tu prima dicevi che negli scorsi anni evidentemente questa decisione non era stata presa per problemi di consenso elettorale, c'era anche un problema di paura e di, come dire, un rispetto secondo me ingiustificato nello specifico nei confronti di una organizzazione, perdonatemi il termine che può sembrare spregiativo, ma non lo è, religioso, che è presente sul territorio. Quindi c'era qualcuno che aveva paura di andare contro qualcuno che poi gli sarebbe a sua volta andato contro. Comunque
insomma l'ha detto il sindaco, non c'è bisogno che lo ribadisco io, verrà assolutamente portato in commissione, verrà discusso e ti posso garantire che sarà affrontato in una maniera seria e con tutta l'importanza che il fenomeno richiede e sono sicuro che Alfredo l'anno prossimo ti rinviterà e speriamo di poterti invitare dando un tono anche diverso a questa discussione. E comunque ti ringrazio per essere rivenuto. Buona serata. Allora io volevo soltanto salutarvi e aggiungere un'ultima cosa, cioè ringraziare tutti, ringraziare il sindaco. Il sindaco ha introdotto un argomento nella sua esposizione molto interessante, che è quello proprio della laicità dello Stato. Laicità dello Stato che ancora non è completamente percepita che cos'è da parte di tutti, cioè ci dobbiamo mettere in testa che una società è composita, è formata da tante componenti. E allora in una società noi abbiamo credenti, abbiamo diversamente credenti, perché poi ci sono tante religioni, e poi abbiamo i non credenti, ed è compito dello Stato attraverso la laicità tutelarli tutti, metterli insieme. Perché cosa penserebbe un'organizzazione religiosa se ad un certo punto questa venisse messa fuori legge? È chiaro che farebbero una battaglia enorme e si sentirebbero discriminati. E allora perché ci deve essere un'organizzazione egemone rispetto alle altre, e le altre devono essere discriminate? Questo è il punto centrale della laicità dello Stato. Cioè la laicità dello Stato è chi rappresenta le istituzioni, deve tutelare, si deve fare garante di tutte e dei diritti di tutti. Questo è un principio cardine per quanto riguarda la democrazia. Poi ognuno chiaramente ha le proprie convinzioni personali, per carità, ci deve essere la libertà di pensiero, ci deve essere una libertà di pensiero tale che io sono il primo pronto a difendere ad esempio il pensiero di Giancarlo Cerrelli, di cui ho parlato prima, che mi va contro mattina, mezzogiorno e sera, voglio dire, cioè io comunque il suo diritto di poter esprimere questa contrarietà volterianamente, voglio dire, io mi batterò fino alla morte affinché lui questo diritto ce l'abbia, però è chiaro che poi mi prendo il diritto di critica. Quindi niente, ci vedremo allora sicuramente nelle prossime settimane, e sono sicuro che ci vedremo l'anno prossimo di nuovo ad agosto qui, e grazie ad Alfredo, grazie al sindaco. Un saluto e qualche informazione di servizio: il fumo che sta venendo da sotto non è il fumo di Lauro come ieri ci hanno pochino. Abbiamo acceso il forno che abbiamo costruito, sindaco, abbiamo costruito un forno nel casalino di mio nonno, non ti preoccupare, che non è una via pubblica, comunque abbiamo costruito un forno perché abbiamo fatto un laboratorio da ieri e oggi per la costruzione di un forno con materiali naturali, con paglia, terra e argilla, e questa sera lo abbiamo acceso e più tardi stiamo impastando le pizze per fare delle pizze e delle focacce, a cui inviteremo tutti i signori qui presenti ad assaggiare queste pizze e queste focacce. Quindi invitiamo chi può stare, il sindaco chiaramente ha fretta perché è tutto in questi giorni stressato, non è che gli possiamo offrire la pizza stasera, vorremmo che tanto che stesse con noi, ma purtroppamente, per dire l'accetto da qualunque, non è possibile. Quindi però tutti voi siete invitati a restare. Dopo ci sarà una performance teatrale di Gio Mannarino e Daniele Scarpelli, detto il nonno. Nonno, ci senti? Si chiama Teatrino, di Teatrino Clandestino Sud. Va bene, nonno? Ok, rispondi. Grazie, sì. Restate con noi.